Una giornata storica, senza ombra di dubbio. Per la seconda volta in 427 anni, Vespasiano e la sua famiglia tornano al loro posto all'interno del mausoleo che ora ospiterà il loro sonno eterno. 30 anni dopo l'esumazione, per studi storici, il duca fondatore di Sabbioneta è stato così ricordato con una celebrazione sentita e apprezzata. 4 le piccole bare davanti all'altare della chiesa di Santa Maria dell'Assunta, adornato come da tradizione rinascimentale. Una conteneva i resti di Vespasiano, una del figlio Luigi, una del nonno, il marchese Ludovico, e una della moglie duchessa Anna d'Aragona, assieme a quelli di Giulia, la figlia deceduta neonata. Don Samuele Riva ha concelebrato assieme ad altri 8 sacerdoti, tra i quali un delegato vescovile, Don Ennio Asinari, cui va il merito di studio e ricerca per il recupero della storia locale, e il sacerdote sabbionetano Don Enrico Maggi, tutto nel segno di una sola figura. Vogliamo rendere onore a un uomo che 500 anni fa ha voluto creare una città che con la sua forma di stella fosse luce per un territorio. Don Riva ha scelto passaggi in latino, forse non comprensibili per tutti i fedeli che hanno affollato la chiesa, ma che hanno reso al meglio l'atmosfera cinquecentesca. Tra le autorità presenti anche Peter Hasman, direttore del Palazzo Ducale di Mantova, e altri direttori di poli museali della provincia, autorità militari e civili della zona, del dominio gonzaghesco, il sindaco di Sabbioneta Aldo Vincenzi è stato sostituito dall'assessore Gianluca Sancono, senza dimenticare 8 discendenti che hanno poi pubblicamente ringraziato dell'ultimo ramo dei Gonzaga, quello di Vescovato, dopo che il ramo sabbionetano Mantovano si è estinto nel tempo. La messa, perché di questo si è trattato e non di un semplice requiem, è stata allietata dal coro della Camerata di Cremona diretto dal maestro Marco Fracassi, mentre non mancava il gruppo storico di Sabbioneta con costumi rinascimentali che ha fatto anche da guardia d'onore alle bare durante la giornata. Durante la celebrazione Don Samuele ha utilizzato il calice che venne donato dalla madre allo stesso Vespasiano, rivelando poi di aver ricevuto dal cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, una lettera di compiacimento per la creazione del nuovo polo museale. Proprio così, perché l'evento è stata l'apertura ufficiale di questa nuova rete che raccoglie 8 chiese di Sabbioneta e delle sue frazioni, un polo museale intitolato proprio a Vespasiano Gonzaga per mettere insieme il sacro e l'uomo, sul quale Don Samuele Riva non ha mancato di evidenziare con vis polemica le difficoltà incontrate, specie per la burocrazia, in questi ultimi 15 mesi necessari alla sua costituzione. Qualche passaggio va completato, il Toson d'Oro ad esempio si trova ancora al Museo di Via dell'Assunta, ma nel volere del parroco potrebbe essere spostato alla Chiesa della Beata Vergine Incoronata, dove le 4 bare sono state tumulate nel mausoleo progettato da Giovan Battista della Porta e ornato dalla statua bronzea di Leone Leoni che ritrae Vespasiano in abiti da imperatore romano. E a proposito dei pensieri di Don Riva, un grazie particolare è andato alla Proloco locale, presente col presidente Massimo Gualerzi e molti volontari, alla quale, non a caso, per il grande lavoro svolto in questi mesi, è stato riservato un'apposita postazione in chiesa.